Innanzitutto bentornati sul canale YouTube, siamo finalmente felici di riaverlo, vi invitiamo dopo più di un mese, era stato hackerato, lo sapete, vi invitiamo quindi a aiutarci a diffonderlo, rimettete like, iscrivetevi, commentate, fate quello che potete, diffondete quanto potete, così torniamo. E cominciamo con un commento a quanto visto al report sulla Rai, sul discorso Calciopoli. Allora intanto voglio, sarà breve questo video, i temi sarebbero tanti. Mezz'ore passa, ne parleremo nelle varie dirette, come sempre poi scaricheremo qui sul canale YouTube. Qua voglio solo, non so, fissare alcuni punti. Il primo è, ci dicono, anche correttamente, non vi siete mai fidati di report e vi fidate quando poi, tra virgolette, vi serve. La premessa è che non è che non ci siamo mai fidati. Noi abbiamo avuto delle esperienze, come tanti dicono, poi quando ti tocca da vicino, sai bene come vengono rappresentate le cose, noi abbiamo avuto delle esperienze anni fa, prima, quando c'era ancora la Gabanelli, si inciampò sul discorso doping, con condanne per doping, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto un non perfetta rappresentazione, diciamo, ai tempi del discorso Juventus, tifosi, addirittura criminalità organizzata, che ha avuto esiti giudiziari completamente poi diversi, e soprattutto recentemente abbiamo avuto l'esperienza non gradevolissima di vedere nella televisione nazionale, 3 giorni prima della sentenza clamorosa del CONI sulle plusvalenze, una rappresentazione plastica delle tesi dell'accusa riprodotte senza grandi novità per un'ora sulla televisione nazionale. Sono andate, tanto che tutti avevano detto, beh, ci aspettavamo di più, in effetti non c'è molto, ma basta e avanza, dicevano i nemici, però non c'era niente di nuovo, veniva sostanzialmente dato uno spazio all'accusa, alle sue tesi, a 3 giorni dalla sentenza. Ecco, quindi le premesse sono, c'è un motivo per cui non ci si fida, non è perché una volta ha detto una cosa non bella su di te. Detto questo, noi aspettiamo a 17 anni che qualcuno porti all'attenzione generale alcuni temi che i tifosi juventini, non dirò tutti i siti, Juventino Vero, insomma lo sapete tutti, vecchiasignora.com, sapete che insomma siamo tutti, ognuno, ogni piccolo o grande sito, canale, radio, siamo tutti un po' in cercando di fare emergere, da tanti anni stiamo cercando di fare emergere delle telefonate e una realtà che non è stata mai resa nota sulla televisione pubblica e nazionale. Il tema qual è quindi? Partendo da questa premessa metodologica, cioè che qualche dubbio appunto sul metodo report ci sia e come. Ripartiamo da ieri, proprio dall'inchiesta. Si parte ovviamente facendo vedere che Moggi comunque il colpevole è il capobanda, no? Si va addirittura a riprendere il gol di Cannavaro col commento, si discuterà a lungo di questo perché non si capisce. Il gol di Cannavaro del 2000, con scudetto perso dalla Juve a Perugia, diventa uno degli episodi, no? Non, anni non sotto inchiesta, cioè c'è un miscuglio iniziale che già non ci aveva fatto ben sperare. Però io lo dico subito, personalmente io sono soddisfatto. Perché? Perché da tanti anni aspettavamo. Per Luciano Moggi sono contento, perché Luciano Moggi come esce? Partiamo anche da lui. Lui esce, sì, ho capito il capobanda così, ma lui è stato già radiato, lo hanno distrutto, non può andare nelle televisioni nazionali. Da anni anche a noi, per dire, di Juventus dicono, ma chiamate Luciano, sì, siete bravi, ma chiamate Luciano Moggi, come se uno dei più esperti, questo è sicuro, dirigenti di calcio del mezzo secolo scorso, venisse gratuitamente in amicizia a Juventus per parlarci di pallone, noi dovessimo dire no, perché moralmente, sai, cioè c'è questa radiazione morale anche da tutto, non deve più parlare. Luciano Moggi, insomma, non sarà questo a spaventarlo, però sono contento per lui perché ha 85 anni, non so quanti anni, mostra una forza, da 17 anni è il mostro assoluto e unico fino a poco fa. È unico e lui ha la forza, ma ci aveva detto questa chiavetta l'ho data al report, e noi abbiamo detto sì, vabbè, io non ci credevo minimamente. E invece ecco qua, che è andata la trasmissione, quindi intanto sono contento per lui, sono contento per noi, perché quantomeno sulla televisione nazionale è andato in onda l'altra realtà, l'altra Calciopoli, una parte l'altra Calciopoli, mancano tante cose, alcune magari le diciamo, ma l'altra Calciopoli è finalmente andata in onda, chi ha voluto vedere ha visto, lasciate perdere, ci arriviamo alla fine ai media, quelli che dicono no, ma non è niente, sapevamo tutto, beh, sapevate tutto, peggio, appunto. L'inchiesta spiega un po', io farò solo dei punti brevissimi, poi ripeto, ne parleremo in altri spazi. E intanto interessante, quali sono i punti interessanti? La genesi fa capire, i tifosi, viene detto che i tifosi del Napoli non erano contenti per la Serie B, cosa che teoricamente comunque non c'entriamo nulla, ma diciamo qualcosina ci ha ricordato anche di tempi più recenti. Baldini, importante, è un dirigente della Roma, secondo te dicono poi, ma la Roma non c'è? Beh, intanto c'è, tra l'altro, però non è stata fatta sentire ieri la telefonata di Pradè con Mazzini. Però al di là di questo c'è Baldini che dice proprio, lo sappiamo bene noi, ma non si sapeva, sulla televisione pubblica,
vogliamo, io voglio, vivo per fare il ribaltone, e viene detto espressamente da chi lavorava lì che Baldini era sostanzialmente era uno che collaborava proprio, che dava spunti, quindi un dirigente avversario che detestava Luciano Moggi era uno che collaborava con le tesi dell'accusa per trovare prove. E poi c'è un'altra genesi, che è la questione, intanto a Torino non era molto amato e l'abbiamo capito da alcuni grandi vecchi dell'epoca, dopo la morte purtroppo dell'avvocato e di Umberto, e Milano lo sappiamo anche che l'abbiamo scoperto, una delle novità di questa puntata di Report, tante non sono novità, alcune però ci sono, piuttosto divertenti, si fa per dire, una è questa, la cena Bergamo-Moratti pochi giorni dopo, un mese dopo o due mesi dopo, il 5 maggio 2002, dove Moratti non si chiede come mai, cosa succede all'Inter che perde nel momento decisivo con uno stadio a favore, in un primo tempo inquietante da parte della Lazio, non si chiede questo, no? Il suo grande problema è perché gli arbitri, no, come dire, non ci fanno vincere, non sono contro di noi. E quindi chiama Bergamo, che si trova a questa cena con le mogli, e dopo 5 minuti deve rispondere già a questo tema. Da là l'Inter attiverà tutta una procedura che porterà a qualche novità, diciamo spionaggio e tutto il resto. Allora diciamole intanto le novità, le abbiamo già accennato. Una è questa cena, Bergamo-Moratti. C'è qualche telefonata più o meno sentita, ce n'è anche una in cui De Santis, l'arbitro della cupola, felice per la Juve che ha perso contro l'Inter con il suo arbitraggio, dice: ho fatto sta la Juve in silenzio stampa, col dirigente del Milan Meani. Tutto questo è una cupola quantomeno bizzarra, ce ne sono un po', insomma, che sono state meno sentite. C'è l'accordo che ci annuncia Bergamo tra l'Inter e i soggetti che sono stati oggetto di spionaggio illecito. Ce lo racconta, che sono esponenti del mondo arbitrale, disegnatori, arbitri, e questo ci fa capire quindi che c'è una sorta di ammissione e già di saldo, in un certo senso, nei loro confronti, insomma. Quindi l'Inter poi, dopo quella cena, si è attivata realmente per spiare, tra virgolette, tecnicamente, insomma, illecitamente, e poi risarcire alcuni designatori e arbitri. Questa è una società di calcio che poi, insomma, sappiamo, una società che partecipava alla Serie A. C'è Cellino sappiamo bene, ragazzi, l'ha detto da qualche giorno, ma nel disinteresse generale, lui ha detto: fideiussioni, cose, era un disastro, il presidente di Lega giovane da pochi giorni, dovevo salvare la baracca, ho bruciato tutto. Noi sappiamo che fideiussioni e compagnia non erano cose che riguardavano la Juventus, che si è sempre sostenuta, autosostenuta, vendendo, comprando, non ha mai avuto bisogno di queste cose, non ha mai avuto bisogno al tempo di fare plusvalenze, quando le plusvalenze dei ragazzini neanche giocavano a calcio non indignavano. Cellino ha bruciato tutto, ma pare non interessare a nessuno, quindi chissà quali società ne hanno tratto beneficio. Sai quelli che ti dicono moralmente, voi eravate così e cos'ha? Ecco, sappiate che c'erano altre società, non sapremo forse mai quali, a meno che qualcuno non vada a chiedere bene a Cellino o a qualcun altro, che avevano bisogno che venissero bruciati i documenti, perché non venissero trovati, altrimenti sarebbe crollato tutto. C'è il discorso Inter, noi l'Inter lo sappiamo già, l'Inter sapevamo già di Nucini, un arbitro in attività che va, parla con loro, e a quel punto fanno un esposto, lo portano alla Boccassini, che guarda e dice: ma di che mi state parlando? Sostanzialmente questo viene raccontato anche da Tavaroli. C'è lo spionaggio illecito, cioè l'Inter, una società che partecipava alla Serie A, aveva incaricato di fare opera, appunto, di controllo, e quindi a quel punto di dossieraggio necessariamente nei confronti di alcuni arbitri e designatori. Evidentemente non è stato trovato nulla, ma ditemi voi se può essere considerato normale. Abbiamo detto della cena Bergamo-Moratti, chiamo il designatore a casa, sapevamo delle telefonate e dell'allora presidente Facchetti, in cui diceva di smuovere la casella giusta, l'arbitro a 4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, speriamo che smuova quella giusta, dice il designatore. E a quel punto, sapete cosa ci dicono negli anni? Ci hanno sempre detto: ma era per difendersi dal potere di Moggi, se non lo capite, o dal Milan al più. No, ripetiamo ancora una volta, non siate ipocriti, non dite bugie, perché la verità aiuta sempre a risolvere, diciamo, le questioni, ad affrontarle realmente. La bugia vi aiuta se poi i media stanno zitti per 17 anni. Ma quello è un Inter Cagliari di Coppa Italia, una semifinale, con la Juve già uscita e il Milan già uscito. Ora, attaccare il povero Cagliari, la potenza, difendersi dalla potenza del Cagliari in quei giorni risulta un po' forte, no? E quindi anche questo non regge. Sappiamo delle telefonate del presidente Carraro, abbiamo visto sulla televisione pubblica le telefonate di Carraro al designatore, che l'arbitro prima di Inter-Juve non aiuti la Juventus, faccia quello che vuole ma non aiuti la Juventus. Questa è la cupola, no? In Inter-Juventus, che semmai si dia un'occhiata a chi sta dietro, se proprio si deve dare. A quel punto il designatore suggerisce all'arbitro: ci sei arrivato in alto, hai capito, no? Come sì. Questa era la cupola, l'unica cupola realmente condannata, che ha avuto realmente le pene, no? Afflittive, visto che va tanto di moda
questo tema. C'è il Milan, poi c'è il discorso del Milan, perché il Milan è potente, c'è Berlusconi presidente del consiglio, e proprio lui si dice ad aggiornare Moggi sul discorso di intercettazioni. Cioè Berlusconi è a conoscenza di intercettazioni di cui non è a conoscenza neanche l'imputato indagato, non si sa bene in virtù di cosa. C'è la famosa chiamata tra Meani e Collina, arbitro in attività, dirigente del Milan ha detto agli arbitri, in cui si organizza un incontro con Galliani, presidente di Lega, sì, ma l'organizza Meani, l'ha detto agli arbitri del Milan, dove Collina dice siamo riconoscibili, andiamo nel ristorante chiuso tuo di Meani nella sera di chiusura, così non ci riconoscono. Avranno parlato di Lega, di quello che vogliono loro, ma voi immaginate sempre se Moggi avesse detto al Collina di turno becchiamoci nel ristorante chiuso, così parliamo là quella sera, saremmo già, neanche avrebbero fatto i processi, neanche sarebbero durati quei 10 giorni che sono durati tra primo e secondo grado con un grado tolto. Ci sono tutte le storie su Guido Rossi, lo sappiamo, insomma, messo lì, e sappiamo bene cosa fosse in precedenza Guido Rossi. Ci sono le frasi di Lepore, del procuratore, che ci spiega un po' com'è andata, e stavano arrivando alle altre, ma poi le altre hanno spento tutti i telefoni. A un certo punto fa un po' di confusione sui tempi, lui parla del 2006, dell'uscita del libro nero dell'Espresso, altra vergogna nazionale che è passata così in cavalleria, e invece le intercettazioni sono di uno o due anni prima, quindi il tempo c'era volendo, però lui lo fa capire, stavamo arrivando ad altre squadre, fa l'esempio proprio dell'Inter esplicitamente. Allora qua il punto qual è? Andando verso le conclusioni, i punti sono due. Il primo è cosa manca. Manca qualcosa? Manca, ovviamente, un po' perché un'ora, dobbiamo essere onesti anche verso le porte, non puoi ricostruire tutto. E però mancano tante cose, mancano alcune chiamate, anche con Moratti, ne mancano altre ovviamente dell'Inter, manca la chiamata tra Prada e Mazzini, la Roma ne esce così, tranne quel riferimento importante a Baldini che vuol fare il ribaltone, spiega un po' tutto sulla Genesi. Per il resto manca qualcos'altro, mancano soprattutto, per quanto mi riguarda, e qualche parola su giornalisti importanti, non juventini, che non ci sono più, non ce la possono più raccontare, Giorgio Tosatti, Ignazio Scardina, non torneremo su quello che è accaduto per loro. Mancano le parole di alcuni arbitri che hanno dovuto aspettare il giudizio finale, l'appello, la Cassazione per vedere... per spiegare che forse era stata riportata male un'ammonizione, non erano diffidati davvero, non erano stati squalificati davvero quei giocatori, e quasi è giocato con la vita delle persone. Calciopoli non è solo Juventus-Inter, un incredibile scudetto a tavolino, incredibile che sia ancora là, e i due scudetti revocati, è aver giocato con la vita delle persone per interessi economici / sportivi, frustrazioni e giochi di potere. Cosa emerge? Emerge poi quello che abbiamo appena accennato, lo scudetto a tavolino. Si può dire tutto quello che si vuole, secondo te dicono Moggi, lì perfetto, Moggi era il peggiore di tutti, ma mi parlate di quello scudetto, è là che dovete farvi dare le risposte. C'è uno scudetto a tavolino dato per assenza di motivi etici contrari, perché non si poteva sapere nulla al tempo, e dopo ti dicono c'è la prescrizione così. Allora io non dico che non mi piace dire che la relazione Palazzi, la relazione del procuratore sia già una sentenza dove parla proprio di illeciti, eccetera eccetera, una sentenza c'è peraltro che parla di attività di lobbying del presidente Facchetti e del ruolo dell'Inter, del fatto che non fosse solo Moggi e tante altre cose del Tribunale di Milano, ma non è questo, io non voglio dire questo. La cosa certa è che i motivi etici c'erano per non dare quello scudetto a tavolino all'Inter, che tutti gli appartenenti al mondo del calcio, tutti sanno che andava tolto, lo sanno tutti, andava revocato, te lo dice qualunque persona in privato, però nessuno ne parla pubblicamente. Allora chiudo rapidamente sui media, e questo è il grande problema. Nel 2006 hanno promosso l'inchiesta sbandierando anche intercettazioni inutili che hanno distrutto famiglie, quella di Alessandro Moggi lo sappiamo, ce ne sono altre di vicende orrende. I dirigenti della Juve parlavano dei figli non maggiorenni, dei figli minorenni di un loro collega, addirittura hanno messo in mezzo questo perché dovevano sembrare persone spregevoli. Quindi nell'insieme hanno accompagnato quel processo, hanno fatto dei titoli vergognosi sul presunto sequestro Papa Resta. Ieri pure Papa Resta, altra cosa, aveva un dossier da dare a Milan, l'ha dato per il presidente del consiglio e Berlusconi, l'ha dato a Gianni Letta. Papa Resta lo dice, non sono mai stato chiuso, che dovevo dire, nello spogliatoio, ma per anni è andato avanti, ancora la gente non lo sa. Il sorteggio arbitrale che non era mai stato truccato, eppure titoloni su quello. Ecco, quando sono uscite le altre telefonate, media assenti, a pagina X, tranne ovviamente Tutto Sport, e le emittenti locali come Tele Lombardia, Radio Radio, che hanno dato almeno spazio alle altre realtà. E i media ora cosa fanno? Prima praticamente silenzio su questa puntata, dopo aver promosso quelle le altre report in modo molto più vivace. Dopo qualcuno dice, ci sono due reazioni, qualcuno dice mamma mia sapevamo già tutto, bravi che sapevate già tutto, e allora più grave il silenzio di questi almeno 11 o 12 anni, se non 17 da quando sono uscite le chiamate dell'Inter e tutta l'altra realtà, bravi se non fate una campagna per togliere almeno quel tavolino e ci spiegate quanti sono per la contabilità ufficiale, ma dovete riconoscere le sentenze, ma come?
Ma non lo sapevate, sapevate già tutto queste cose? Sapevate anche, come ci hanno detto ieri, che si falsificavano anche i certificati medici per riavere un giocatore prima, per averlo dopo, rispetto alla nazionale? Sapevate tutto? Beh, sapevate tutto, ragazzi, che bruciavano i documenti così? Sapevate, le avevate lette quelle telefonate in cui chiedeva di smuovere la casella giusta? E per voi deve restare quello scudetto a tavolino? Peggio, mi sento. E poi c'è l'altra reazione di quei giornali che dicono, che fanno un trafiletto sul report dell'altro giorno, di ieri, dicendo questo, dicendo il titolo qual è di tutto quello che vi ho raccontato? Moggi due punti, ero a conoscenza delle intercettazioni tramite Berlusconi. Ma in fondo è tutto qua, ragazzi, il racconto di Calciopoli è una vicenda che non fa onore un po' a tutte, secondo me, le parti in causa, soprattutto al mondo mediatico, che non ha saputo raccontarlo prima, che ha promosso le condanne in un clima giustizialista solo di alcuni, che poi è sparita quando sono uscite le altre. E ora, di fronte al contesto che emerge in maniera molto, molto più completa, anche se non del tutto integrale, c'è il silenzio, oppure il trafilettino con le risatine, sapevamo già tutto, oppure il trafilettino dicendo oggi le intercettazioni. Di fronte a questo noi non possiamo commentare altro, almeno la soddisfazione è che chi ha voluto guardare sulla Rai ha potuto vedere il presidente federale dire mi raccomando che non venga aiutata la Juventus, ha potuto vedere il Zignatore dire se mai pensa a chi sta dietro, ha potuto vedere parlare di cene, di intercettazioni di altre squadre, di genesi, di tifo, di spionaggio industriale, tantissime vicende che non sono state mai raccontate. Questa è una soddisfazione di cui sono contento, per i tifosi juventini almeno, e per Luciano Moggi.